Per l'8 marzo una sintesi delle cose fatte in questi anni sulle pari opportunità di genere, insieme in collaborazione con la consigliera di parità e con l'assessorato, nel rapporto con le scuole, con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, associazioni femminili. Una grande rete di solidarietà su un tema che ha permesso, anche con poche risorse, di mettere a punto alcuni progetti interessanti. Intanto il lavoro con le scuole che ci ha dato soddisfazione, che dalle scuole superiori ha attraversato la scuola media, le primarie, ma addirittura gli asili nido e le scuole dell'infanzia, perché educare i bambini e i giovani a un diverso approccio di genere è assolutamente fondamentale, e quindi sono stati bellissimi progetti in tutta la Liguria realizzati grazie alle scuole, a molti insegnanti motivati e capaci. E poi tutto l'intervento di contrasto alla violenza di genere, che ci porterà a brevissimo a avere a regime in Liguria un sistema di contrasto alla violenza con protocolli di rete per gli interventi di tutti gli enti istituzionali e non, che devono contrastare questo fenomeno: case rifugio, centri antiviolenza, alloggi per l'autonomia delle donne e soprattutto anche in questo caso molta informazione, molto accompagnamento, molta consulenza alle donne anche di tipo giuridico e psicologico, perché possano uscire dal silenzio. I progetti sulla tratta, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana in un convegno dedicato, che vedono anche in questo caso la Liguria, in particolare il Comune di Genova, progetti interessanti valutati positivamente anche a livello nazionale. E poi in ultimo, ma non per ultimo, tutto il tema della sensibilizzazione, diciamo, al ruolo della donna nel mondo del lavoro, delle professioni, dell'impegno sociale e della politica. Sicuramente la politica è ancora il campo in cui le donne faticano di più. La ricerca che abbiamo presentato con i dati delle donne sindaco, delle donne nelle giunte comunali e la presenza come consigliere in regione e gli assessori in regione dimostrano che da questo punto di vista il nostro territorio deve ancora fare un passo avanti, perché non c'è quell'equilibrata rappresentanza di genere in cui uomini e donne possano portare il loro contributo con il loro modo di essere, con le loro competenze, con il loro approccio, talvolta diverso, che integrato può dare risultati maggiori. E poi progetti di conciliazione, che hanno visto un impegno anche di innovazione, passando dal tradizionale voucher di sostegno ai servizi per la famiglia e per i figli, a un sistema di welfare aziendale che stiamo proprio incentivando in collaborazione con Confindustria e le altre categorie datoriali, per fare in modo che le imprese della Liguria, grandi, medie e piccole, possano impegnarsi e aiutare i loro lavoratori a gestire meglio quello che è il rapporto di lavoro, con quello che è le necessità di assistenza e di cura della famiglia, dei figli e delle persone anziane. Questa è una scommessa, speriamo che anche l'impresa abbia questa sensibilità, perché comunque se le persone lavorano meglio, più facilmente rispetto ai loro impegni familiari, producono anche di più. In questi anni abbiamo molto lavorato con l'assessorato. Ovvio che la consigliera di parità, che è organismo di garanzia contro le discriminazioni nel mercato del lavoro, che riguardino il genere, ha essenzialmente fatto questa attività antidiscriminatoria e devo dire senza andare a giudizio, risolvendo i problemi prima. Però abbiamo anche poi collaborato molto per quanto concerne la prevenzione dello stereotipo, il lavoro nella formazione e la conoscenza, la diffusione delle buone prassi di tutto quello che avviene nella nostra regione, che non è poco, e il tentativo di fare in modo che queste buone prassi contaminino il contesto e creino circuiti virtuosi.